ragazzi, benvenuti in questo primo video di questa serie su Cubase in cui ti mostrerò esattamente cosa devi fare per iniziare a registrare la tua musica. Quindi se sei alle prime armi e vuoi iniziare appunto a registrare con il computer le tue idee musicali, ti consiglio di seguire questi tutorial fino alla fine. Ma adesso, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito la prima lezione. Ragazzi, eccoci qua su quello che ti si aprirà quando aprirai per la prima volta Cubase. Questa è la schermata iniziale dove potrai appunto selezionare la cartella dove andrai a salvare il tuo progetto. La prima cosa che ti consiglio di fare è a monte farti una cartella dove vuoi che il progetto audio venga salvato. Io in questo caso già me la sono fatta e tramite questa barra in basso andrai a selezionare la cartella del progetto. Quindi andando da qui ti si apre la classica cartella di apertura di Windows. In questo caso l'ho chiamato Video Cubase e la vado a selezionare. Quindi vado a creare il progetto vuoto, ok, e clicco. Questo è l'apertura. Adesso siamo dentro Cubase. Diciamo il primo settaggio che andiamo a fare, in questo caso qui ho questa finestra che non mi serve del rack e la vado a togliere tramite questo tastino qui. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a selezionare il nostro driver audio, ovvero la nostra scheda audio che utilizziamo per registrare. Chiaramente io ti consiglio, se vuoi iniziare a registrarti qualcosa, di procurarti una scheda audio esterna, ok? Che insomma, rispetto a quelle interne, ti offrono una qualità, un risultato decisamente maggiore e insomma più professionale. Quindi, dove andiamo per selezionare la nostra scheda audio? Andiamo su, in questo caso, periferiche o in alcune versioni studio, però comunque lo trovi quasi sempre sul menu in alto, ok? Nel mio caso periferiche, questo va a seconda della versione di Cubase che avrete. Andate su impostazioni periferiche, quindi periferiche, impostazioni periferiche, e andremo a selezionare appunto la nostra scheda audio, che lo trovi VST Audio System, ok? Quindi è il driver ASIO. Sicuramente adesso do per scontato che tu abbia già installato la tua scheda audio nel computer. Ti sto mostrando come metterla, come trovarla all'interno di Cubase. Qui la troverai qui, nel mio caso Focusrite, che è la mia scheda audio. E la vado a selezionare. Io già l'ho selezionata e premo OK senza problemi. Ok? Un'altra cosa, un altro aspetto importante di cui dobbiamo tener conto è il settaggio della latenza della scheda audio. Possiamo farlo in due modi. Allora, io nel mio caso ho il pannello di ASIO, scusa, il pannello del sì, l'ASIO Control Panel, che è quello della scheda audio, direttamente sul desktop. Qui abbiamo due valori molto molto importanti. Uno è il buffer size, che, come ti ho anticipato adesso, rappresenta la latenza della scheda audio. Cos'è la latenza? Detto in parole povere, è appunto il ritardo che c'è tra quando suoni e quando effettivamente vai ad ascoltare il suono. Chiaramente più lo impostiamo alto e più questa distanza è maggiore, okay? Più la latenza appunto diventerà maggiore, ok? Più è basso e più questa latenza va a sparire, questo ritardo va a sparire. Quando iniziate la registrazione di un progetto, quando volete iniziare a registrare delle tracce, vi consiglio di metterlo con un valore più basso possibile. Diciamo, già 128 può andare bene, ma siamo veramente al limite. Ti consiglio magari di metterlo a 64, ok? Quindi 64 è il
il valore, diciamo, ottimale per settare appunto questo valore che è la latenza. Ma cosa succede settando questo valore? Succede questo, che più andiamo in basso, ok? Più sì, la latenza va ad attenuarsi, ma andremo a sovraccaricare di più la CPU del computer. Quindi questo valore lo utilizzeremo per registrare, ok? Mentre quando andremo a fare il mix del nostro brano, lo andremo a rialzare perché succede il processo inverso, ok? Alzando il buffer size andremo ad alleggerire la CPU. Quindi tenete a mente questa cosa. Questo è sicuramente uno dei valori fondamentali da impostare all'inizio. Altro valore importante è il sample rate. Il sample rate rappresenta un po', diciamo, a grandi linee la qualità del nostro audio, ok? Diciamo che gli standard, diciamo, 44, già anche 4400 già va bene, 4400 e 48, diciamo, sono valori abbastanza simili. Che succede? Aumentando il sample rate andremo a migliorare la qualità, però chiaramente avremo dei file molto grandi, ok? Più andremo a aumentare questo valore, più il file sarà pesante sul computer. Io vi consiglio di tenervi comunque a 4400-48 kHz e non avrete nessun problema. Quindi potete farlo da qui, nel mio caso, ecco, ce l'ho installato sul desktop, o potete farlo qui premendo Shift S. Qui andrete a vedere subito con questa andrete a vedere subito il progetto. Altro valore che dovete tener conto, dovete controllare è la risoluzione in bit, il campionamento in bit. Non scendete sotto i 24, partite dai 24 bit. Insomma, già va benissimo. Alcune volte uso anche 32, ma già 24 andate lisci, insomma, andate tranquilli. Quindi, fatto questo, adesso siamo pronti, diciamo, per registrare in qualche modo. Prima di iniziare, però, mi stavo dimenticando una cosa. Dobbiamo andare a vedere la nostra scheda audio, quindi le nostre configurazioni, diciamo gli input e output della nostra scheda audio. Come facciamo? Premendo il tasto F4, ok? Dove qui andremo a vedere già tutti gli ingressi e le uscite della nostra scheda, ok? Chiaramente, se voglio aggiungere un bus, cioè quindi un ingresso, in questo caso già ci sono, però qualora volessi aggiungerne uno, premi bus, aggiungi bus, scrivi, molto, qua lo setto in mono o in stereo, quasi sicuramente lo setterai in mono, e vai a scrivere, so, input 1, ok? Aggiungi bus, ti va a comparire qui sotto, va bene? Qui selezioni l'input che vuoi assegnare alla scheda audio, quindi sulla porta periferica, vai a decidere quale ingresso utilizzare. La mia scheda audio ha due ingressi, quindi poi selezionerai quello che userai tu. Stessa cosa vale per le uscite, stesso procedimento, vai a mettere mono stereo, ok? Per collegare, diciamo, in questo caso i monitor. Qui già ci sono, quindi l'audio in stereo, sinistro-destro, e senza nessun problema. Quindi, ricapitolando, allora, prima cosa da fare è impostare la cartella, come cosa abbiamo visto in questo primo tutorial, come impostare il percorso di salvataggio e come settare sia il buffer size che la latenza, sia il sample rate che sono, diciamo, gli hertz, e
Là abbiamo anche selezionato la scheda audio all'interno del progetto, qual è la scheda audio, come si seleziona la scheda audio e insomma tutte quante le configurazioni base. Non vi ho detto all'inizio del video che quando andrete a fare diciamo, i salvataggi, all'interno della cartella troverete sia il file appunto del progetto dei salvataggi, sia un'altra cartella dove ci sarà l'audio. Quindi tutto quello che andrai a registrare formerà insomma un file audio differente. Bene, io credo che per questa prima lezione, insomma, abbiamo già messo tanta carne al fuoco. Mi raccomando, non perdere i prossimi tutorial che seguiranno. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like, iscriverti al canale e non perderti, insomma, quello che è il proseguo, insomma, di questo mini corso di Cubase. Detto questo, ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!